Tutto pronto per il Giro d'Italia femminile che da quest'anno assume la denominazione di Giro d'Italia Women. Ci sarà tanto Abruzzo con le ultime tre tappe e con due atlete iscritte alla Corsa Rosa, ma andiamo con ordine. La manifestazione prenderà il via domenica prossima 7 luglio da Brescia con la cronometro individuale. Delle 8 tappe in programma, le ultime 3 si svolgeranno in Abruzzo. La sesta tappa, venerdì 12 luglio, prevede l'arrivo a Chieti dopo 159 km, la carovana invece partirà da San Benedetto. Il giorno seguente, sabato 13, la frazione Lanciano Blockhaus di 140 km è il giorno della tappa regina del giro con quasi 4.000 metri di dislivello. Dopo il traguardo Volante di Manoppello il percorso cambia forma e si fa arduo con due gran premi della montagna impegnativi. La scalata a Passo Lanciano anticipa la salita finale verso il Blockhaus con i suoi 1664 metri di altitudine, dove probabilmente si deciderà le sorti della maglia rosa. Domenica 14 il gran finale all'Aquila con partenza da Pescara. 22 le squadre in lizza, ciascuna composta da 7 atlete. L'Italia spera di tornare al successo a distanza di 16 anni dall'ultima volta e ripone le speranze in Elisa Longoborghini, anche se la concorrenza straniera sarà fortissima. In chiave abruzzese, occhi puntati su Gaia Realini, classe 2001, formidabile scalatrice che l'anno scorso vinse la maglia bianca dei giovani, chiudendo al terzo posto in classifica generale. E c'è poi la 27enne Carmela Cipriani, in forza alla Beiping Bongiovanni. Buon giro a tutti!